Unimog 406, primo viaggio di trasferimento lungo il lago di Como. Allora, prima volta che facciamo gasolio. Estrarre la carta. Selezionare l'erogatore sullo schermo. Rifornirsi all'erogatore 7. Divertente fare il gasolio al 406 col serbatoio sopra il cassone. Comunque già una coppia si è fermata a chiedermi che tipo di mezzo era, per cosa lo usavo. 10 minuti che l'ho ritirato. Bene, bene. Fatto il pieno. Questo è un viaggio di ritorno a casa per l'Unimog 406 che dopo una lunga fase di restauro sta tornando alla base. Sentite il rumore piacevole del 6 cilindri in linea, 6.000 di cilindrata diesel, che ci accompagnerà lungo tutto questo viaggio di 150 km per arrivare alla base. Velocità massima consentita 40 km orari, perché la macchina è omologata macchina operatrice, quindi velocità massima imposta dalla legge 40 all'ora. Poi magari ogni tanto facciamo anche qualcosina in più dei 40 all'ora, ma poco, poco di più. Visto che mi urlano anche, sono i fan degli Unimog che urlano quando ne passa uno. Scusate, ma sono concentrato perché sto passando in un paesino dove le case sono larghe appena quanto l'Unimog. Vedete il lago di Como, una bellezza. Ah, siamo addosso dell'Iro, caspita, dove c'è il ristorante Aquila d'Oro, eccezionale, un posto dove si mangia e si beve benissimo. Visto lì, sì, il fratello verde là dietro. C'era un unico piccolino laggiù. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Giorno dopo.
Thank you.